Il caso dei veleni lucani alla Fiera del Libro del Mediterraneo di Aieta. L'evento, tenutosi ieri sera al Palazzo Rinascimentale, ha visto protagonisti il libro di Maurizio Bolognetti, La peste italiana, il caso Basilicata, dossier sui veleni industriali e politici che stanno uccidendo la Lucania. Un libro inchiesta che porta alla luce scottanti segreti. Intere zone della Lucania, non Felix direi, finiscono per morire e per essere devastate. Penso a Tito Scalo, penso alla Val Basento, ma penso anche a quello che sta succedendo nella Val d'Agri, o meglio, forse verrebbe da dire nella Val d'Agip, dove si trivella in prossimità di invasi, in prossimità di sorgenti, mettendo a rischio un bene che è decisamente più prezioso dell'oro nero, che è l'acqua, e di acqua in Basilicata ce n'è tanto. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche il leader radicale Marco Pannella e la deputata radicale, nonché membro della Commissione Giustizia Rita Bernardini, che così ha commentato l'opera di Bolognetti. Ha fatto della Basilicata un caso che è emblematico perché rappresenta molto bene il caso Italia, perché i problemi che ha sviscerato Maurizio Bolognetti in realtà sono presenti nella politica e nei veleni della politica di tutta Italia. Un libro inchiesta coraggioso che scopre solo alcuni lati oscuri di una storia ancora tutta da scrivere e da approfondire, e che è costato allo stesso Bolognetti, segretario dei radicali lucani, paradossali ritorsioni. Quando tu presenti esposti alla magistratura lucana sui siti di bonifica non bonificati e su una serie di vicende e alla fine finisci per essere tu indagato e la tua casa viene perquisita, beh, a quel punto inizi a porti delle domande e le denunce che abbiamo fatto su quelle si indaga o si persegue solo chi denuncia il malaffare e l'inquinamento ambientale? Un testo quindi che mette sotto la lente di ingrandimento situazioni volutamente occultate e che apre ad una riflessione, l'importanza di un'informazione che vi dia dignità alla verità. La cosa più importante perché un paese sia democratico è l'informazione, la possibilità di conoscenza, la possibilità di sapere, perché altrimenti nel momento in cui siamo chiamati a votare, votiamo con una benda sugli occhi.